Allora, secondo me fare questa intro in cui io entro così e faccio tipo l'entrata scenica, il green screen me la sfancula tutta, però io ci provo lo stesso. Dunque, signori, benvenuti in questo secondo episodio, in questa seconda puntata del Circolo di Luminopoli. Non è il Circolo di Luminopoli, porca di quella. Del caffè di Luminopoli, che non ho ancora imparato a chiamare in maniera decente perché sono ancora legato al vecchio circolo di Luminopoli di secoli fa. Vabbè. Comunque, come potete vedere, ho cambiato un po' di cose rispetto al primo episodio. Dietro di me c'è un altro bar. Ho cambiato un attimino le ambientazioni perché mi avete fatto notare che erano abbastanza alienanti. Scusate, sto sperimentando un po' di cose. Succede. Comunque, quest'oggi siamo qui a parlare di un paradosso del mondo Pokémon. Un paradosso, ragazzi, talmente famoso che l'ho inventato io 20 minuti fa. Non sto scherzando, l'ho inventato veramente 20 minuti fa. Sì, perché in teoria questo episodio qua, nella mia testa, doveva essere dedicato al trailer del film live action di Detective Pikachu, che, apro e chiudo parentesi, è una figata pazzesca. E invece, niente, io ho deciso di parlare di questo argomento qua perché è un attimino più stupido. Fa ridere. Allora, il paradosso di Charizard che ho inventato, fra virgolette, come è nato grazie ai vostri commenti sotto un particolare video. Infatti, sotto il primo episodio dei Diari di Blue, che penso sia uscito 2 settimane fa, un po' di più, non lo so, insomma, non mi ricordo, è uscito un mercoledì comunque, mi avete fatto notare che effettivamente dire che Charizard di rosso muore assiderato in una caverna non è proprio ortodosso, diciamo. E allora io, una volta letto il primo commento riguardo a questa cosa qua, ho iniziato a pensare nella mia testa a come uscirmene in maniera dignitosa dopo aver detto una palese stronzata. Pensando, pensando, pensando a una soluzione, alla fine mi sono fermato un attimo e ho detto: aspetta, qui abbiamo un problema. Ora, Charizard è un Pokémon di tipo fuoco e fino a qua c'eravamo tutti. In quanto Pokémon di tipo fuoco, dire che venga congelato, se non è un paradosso, diciamo che non è proprio la cosa più intuibile del mondo. Posto che nei giochi Pokémon i Pokémon di tipo fuoco li puoi congelare tranquillamente, e posto che questa comunque rimane una stronzata epocale. Perché ti sfido a congelare uno Slugma, davvero ti sfido. Però nei giochi Pokémon puoi, ma su questa cosa qua dobbiamo sorvolare e parlare di altro. Insomma, siamo tutti più o meno d'accordo che un Charizard congelato non è proprio il massimo. Però per Charizard in particolare c'è un piccolo problema. Perché Charizard, signori e signori, è un fottuto rettile. E in quanto rettile, in teoria, per sopravvivere avrebbe bisogno di un ambiente caldo. Spero che lo sappiano tutti, ma io ho preciso: i rettili sono animali a sangue freddo che quindi, per riscaldare il loro sangue, hanno bisogno di un ambiente tutto sommato caldo e sono molto più propensi a congelarsi letteralmente rispetto a noi che invece siamo col sangue caldo. Ora, in realtà, la questione è più interessante di come ve la sto mettendo giù, perché Charizard è un rettile e una caratteristica del tipo drago, che è debole effettivamente al ghiaccio, è quella di essere composto, soprattutto nelle prime generazioni, da quasi solo rettili. Tanto che l'idea secondo cui il tipo drago è debole al ghiaccio deriva proprio dal fatto che un ambiente freddo in teoria sfavorisce un Pokémon di tipo drago, come può essere Dragonite, perché il suo essere rettile lo porta a tendenzialmente congelare. Ma Charizard non è di tipo drago come abbiamo tutti pensato da piccoli, no signori? E quindi si arriverebbe in teoria al paradosso che un Pokémon di tipo fuoco sia debole in un ambiente congelato, quando in realtà dovrebbe tipo scioglierlo? Eh? Qui si scaturisce in realtà un altro problema, un'altra disquisizione. La mossa di tipo ghiaccio è diversa dall'ambiente di tipo ghiaccio? Mi spiego meglio. Il tipo ghiaccio, siamo tutti d'accordo che è poco efficace sul tipo fuoco per quanto riguarda le mosse. Ciononostante, sappiamo nel mondo Pokémon che la condizione meteorologica è separata dalla mossa Pokémon in sé, a parte quando una influenza l'altra, ma questi sono altri discorsi. Per dire, il tipo ghiaccio è super efficace sul tipo erba e poco efficace sul tipo fuoco. Ciononostante, la grandine infligge gli stessi danni ai Pokémon di tipo erba e ai Pokémon di tipo fuoco. Ora, posto che in teoria il danno provocato dalla grandine deriva dai cubi che cadono in testa e che fanno male, non ha senso questa cosa perché non penso che un Pokémon che regge l'iperraggio possa subire tanto la grandine, ma vabbè, questo è il mondo Pokémon, non è che possiamo stare qua a discutere così tanto. Insomma, posto a questa cosa, è naturale pensare che un Pokémon di tipo fuoco che sia caldo sciolga la grandine e che quindi sia leggermente più immune. Dunque, noi come dobbiamo interpretare questa cosa qua? La condizione meteorologica esula dal tipo della mossa? E quindi un Pokémon di tipo fuoco può subire delle debolezze da un ambiente di tipo ghiaccio, nonostante in teoria, a livello specifico di typing, il Pokémon di tipo fuoco sia super efficace su quello di tipo ghiaccio? Boh.
Boh, nel senso che nel mondo Pokémon le condizioni meteorologiche fanno un po' la minchia che vogliono, noi facciamo un po' la minchia che vogliamo, perché in realtà nel gioco Pokémon vediamo come le condizioni meteorologiche siano tendenzialmente separate dal tipo di Pokémon effettivo. Altro esempio, la tempesta di sabbia, per quanto la terra sia poco efficace sull'erba e super efficace sui tipi volanti, infligge ai Pokémon gli stessi danni, nonostante, almeno in linea teorica, il tipo volante dovrebbe tipo morire in una tempesta di sabbia e il tipo erba fare tipo boh, sti cazzi. Quindi non lo so, questo è il paradosso di Charizard, che può shottare i Pokémon di tipo ghiaccio, ma in teoria in un ambiente congelato non può sopravvivere. E quindi non lo so, non so come reagire a questa cosa qua. Mi sembra una spiegazione plausibile, nel senso che la condizione meteorologica è sostanzialmente separata dal typing, però effettivamente questa cosa qua suona molto strana. Che poi comunque pensandoci un attimo su Charizard sappiamo che nel momento in cui la sua fiamma dovesse spegnersi potrebbe incorrere nella morte. Quindi se la tempesta soffia sulla fiamma e la spegne, Charizard muore. Insomma, co come funziona Charizard? Come funzioni, figliolo? Come funzioni? Cioè, ha quindi bisogno di un ambiente favorevole per sfruttare appieno il suo potenziale? Funziona così? E se noi mettessimo uno slugma sul Monte Argento, potrebbe davvero morire assiderato? Non si capisce un cazzo. È un po' un paradosso, oltre che di Charizard in generale, per cui le condizioni meteo sono diverse dal tipo a cui sono associate. Dunque, la grandine è diversa dal tipo ghiaccio, la tempesta di sabbia è diversa dal tipo terra, la pioggia è diversa dalla pioggia danza. La pioggia è diversa dalla pioggia danza. Mi sa che ho detto una stronzata. E l'altra condizione del cazzo, il giorno di sole è meno. Non c'entra un cazzo con i Pokémon di tipo fuoco. Insomma, avete capito. Quindi, boh, non lo so. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questa storia. Io credo che l'episodio di oggi possa concludersi qua. Spero che vi abbia fatto, boh, ridere. Perché riflettere c'è poco da riflettere, effettivamente. Lo scorso episodio era tipo tutto filosofico. Questo qua è su un paradosso un attimino più tranquillo, più chill, che fa un po' ridere. Insomma, la serie si caratterizzerà magari per episodi un po' più seri, episodi un po' più chill. Diciamo che è una serie in cui faccio il cazzo che mi pare. Faccio il cazzo che mi pare in questa serie. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Vi invito a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni del canale. Voi non avete idea di quanto mi stia grattando il naso in questo momento. Non mi ricordo se ho già detto di passare dai social. Voi nel dubbio passate due volte dai social, che tanto ne ho bisogno. Sostenete questo video il più possibile. Se volete, condividetelo. Fate sapere a tutti di questo bellissimo paradosso del mondo Pokémon. E noi, ragazzi, se Dio vuole, se non moriamo in una tempesta di sabbia, ci becchiamo in un prossimo. Prossimo video! Ultimamente faccio solo outro stupide, outro stupidissime, cazzo.